Ragazzi, bentornati in un nuovissimo episodio di NHL 2020. Io sono il videogiocatore solitario e siamo di nuovo qui con il nostro Terry, Right Wing numero 21 degli Osaka Generals, fresco vincitore della Memorial Cup. Sono molto contento di questo. Voglio vedere con voi cosa succederà dopo di ciò. Non sono mai andato avanti in questo NHL quantomeno, quindi sono curioso di vedere se hanno aggiunto qualche animazione. Comunque dovremmo essere draftati. L'ultima proiezione ci dava tra l'ottava e la ventesima posizione, ce l'ha detto proprio nell'ultimo episodio. Vediamo se con una vittoria della Memorial Cup, con un gol fatto anche in finale in un momento importante della partita, possa valere qualche posizione in più. Ok, qua ci stanno appunto ringraziando per tutto il nostro lavoro, per questa organizzazione, bla bla bla, abbiamo vinto, siamo forti. Ok, perfetto. Saranno tutti lì a guardarci mentre il draft arriverà e sperano che non ci discordiamo di loro quando diventeremo famosi. Osawa, se avete già un posto nel mio cuore, non vi preoccupate. Ok, è andata molto male. Mamma mia. Ok, abbiamo giocato non benissimo perché prima eravamo dati tra l'ottava e la sedicesima posizione, ora tra la sedicesima e la ventesima. Purtroppo è pesata tantissimo quella partita che ha perso 5-0, perché nell'ultima non abbiamo giocato male, non abbiamo giocato benissimo, ma nemmeno così bene. Poteva andare peggio? Sì, vediamo chi ci drafta, insomma, c'è poco da parlare, solo da attendere. Ok, queste sono il risultato della lotteria del draft. Purtroppo essere draftati nella sedicesima posizione, poco da fare, siamo fuori dal primo turno molto probabilmente. Vediamo, insomma, chi ci porta a casa. Ok, NHL Entry Draft. Ci siamo. Siamo stati draftati da? Malino. 18esima, ok. Dai Dallas Stars. Attenzione, Dallas Stars. Quindi la nostra squadra di NHL. Ok, infatti ci dice, ok, il passo numero uno è stato fatto. Sei stato draftato, perfetto. 18esima scelta. Sì, potevamo fare molto meglio. Il problema cosa c'è? Il problema qual è adesso? Non è tanto essere stati draftati, che siamo tutti contenti di essere stati draftati. C'è la pre-season. La pre-season vuol dire che potremmo essere tagliati alla fine di questa. Quindi dobbiamo giocare bene per i Dallas Stars, che già sono verdi e mi piacciono già per questo. E dobbiamo avere testa in campo e giocare molto meglio di quello che abbiamo fatto ultimamente. Ok. In questa schermata ci stanno dicendo che sono pronti per la pre-season, hanno sistemato il roster per vedere chi far giocare sì e chi far giocare no. È un po' come la Summer League in NBA. Hanno deciso di farci giocare come seconda linea offensiva. Non è malissimo, perché siamo arrivati dal nulla, dalla Canadian Hockey League, appena draftati, primo contratto da professionista, quindi va benissimo la seconda linea offensiva. Giocheremo un po' meno, ma non è un problema, non è proprio un problema. Ora andiamo in pre-season, ci andiamo a vedere questa partita, signori, di pre-season. La prima, il debutto contro Minnesota Wild, perché no? Esordiamo in casa in questa pre-season, diciamo. Infatti ci dice welcome to the team. Ha sentito buone cose di noi. È ora la nostra chance di metterla in pratica. Beh, sono qui. Fammi giocare, amico. E ci fa subito entrare, tra l'altro. Molto bene. Ecco che li viviamo insieme i primi passi qui a Dallas. Vediamo di fare bene. Vediamo magari di recuperare il puck subito, magari di non fare troppe pirlate. Siamo in power play, quindi bene così. Ci può venire comodo. Facciamo un bel passaggio in avanti. Vediamo se ci vede, si è già visto. No, questo dato già che ci ha visto il passaggio non mi è dispiaciuto. Peccato che non sia riuscito a fare meglio.
Gran peccato. Mamma mia. E noi facciamo i Venezia, zio. Ma ammazzato, mio Dio, mi ha ucciso. Cosa diavolo è successo? Non l'ho mica visto arrivare. Qui è l'NHL, signori. Non si fa, non si scherza più, quasi va sul serio. E torniamo in panchina. Mio Dio, che turno sul ghiaccio, mamma mia. No, che brutto tiro che abbiamo fatto qui, signori. Era un bellissimo passaggio. Qua è un grandissimo assist, che in realtà era un tiro, ma riusciamo a fare un assist. Sentiamo per la prima volta la sirena che ci accompagnerà tutta la stagione. Mikkel, grandissimo. Questo era un tiro da partita, però è diventato praticamente un passaggio. Ha fatto un movimento di mazza clamoroso. E può essere anche capita male questa mia frase. Dobbiamo cercare di fare qualcosa di più. Soprattutto se vogliamo farci vedere, non vogliamo essere tagliati, se no è un bel problema. È come se non avessimo fatto nulla, se facciamo tagliare. Questa è una buona occasione. Questo tira. Tiro no, fuori di tanto. Attenzione, qua sta parando tutto, lo stiamo devastando di tiri. E qua ha fatto un passaggio clamoroso per liberare la situazione offensiva. Mamma mia. Dovremmo tornare in panca e lo facciamo male. E prendiamo pure gol nel momento in cui noi andiamo in panchina. Quindi sono in vantaggio Minnesota 2-1. Oh Gesù, è finito pure il periodo. Non una buona partita. Dobbiamo concentrarci non tanto sui risultati, perché queste sono tutte amichevoli di pre-season, non ci interessa. Ma dobbiamo concentrarci sulle nostre statistiche. Qua andiamo a vedere. Ci chiedono B- e siamo ampiamente sotto sia in difesa che in team play. In offense siamo più o meno lì in attacco. Ok, portiamo avanti il pack dopo essercelo conquistati noi. Peccato che abbiamo perso poi tutto. Siamo tuttora in power play. Dobbiamo cercare di sfruttarlo un po' meglio, soprattutto per quanto riguarda noi stessi, le nostre statistiche e la nostra stats. Buttiamo giù una cannonata. Peccato che finisce male la cannonata. E niente, qua il portiere para. Ogni tanto c'è qualche bug dei giocatori che schizzano quando fischia l'arbitro. Ma vabbè, yay, se potesse risolvere queste cose, Qua si era liberato bene un posto. Mi stanno chiamando in panca, devo andare in panchina. Sì, peccato che era passaggio, era per me. Mannaggia la miseria. Ok, è finito il periodo 3-2. Siamo riusciti a accorciare le distanze, i miei compagni di squadra, molto bene. Dobbiamo fare qualcosa di meglio nel terzo periodo, perché stiamo giocando un po' sotto ritmo, un po' sotto tono. Dobbiamo svegliarci un attimo, dai, su. Sarà anche la prima partita tra i professionisti, ma questo è un brutto presentarsi, a mio modo di vedere. Dobbiamo essere un pochino più incisivi. Recuperiamo il pack. Se me la passi prima che mi chiamano in panchina, magari. No, questo è stato un brutto tiro. È stato un brutto tiro. Tra l'altro mi danno sempre punteggi negativi quando faccio queste cose. Mannaggia. Ma arriverà prima o poi un pack. Sì, eccolo qua. Ho tirato giù una cannonata e il portiere è riuscito a prenderla. Niente, torno in panchina. Peccato, perché così facciamo poco. Come offense ci siamo arrivati a B-, ma in difesa no. Mi spiace. E anche come overall. Ok, si era buggato tutto un attimo. Rientro in campo. Sono in situazione di power play avversaria, quindi malino. Cerchiamo di fare qualcosa di un pochino più incisivo. Ok, portiamo avanti il pack. Ce la possiamo fare, signor. Ma se facciamo ste cose, però, madre mia. No, che gol abbiamo preso. Eravamo già 5-4-2.
5-2, signori, niente, si era buggato un attimo nel caricamento, avevo perso un gol degli avversari, mamma mia. 6-2, sempre meglio, signori. Questa prima partita di pre-season, bruttina. No, cosa hai preso, manna? Se tiravo una slapshot non la vedevi più. Oh, shit. Bel tiro, peccato, bella parata. Andiamo a coprire la nostra zona difensivamente, se no facciamo su un casino. Potevamo avanti pack, potevamo avanti pack. Allora fai così, prendi questa, vai. L'hai presa, questa? Pure questa. Però facciamo gol con un assist, due tiri bloccati. Il secondo blocco che è arrivato, il pack è arrivato dove doveva arrivare. Cioè il nostro compagno di squadra che da un centimetro, tic, tocca dentro, 6-3. Va bene. Va bene, piegato per l'assist e per il fatto che stiamo facendo buone azioni anche difensive. Questo dovrebbe aumentarci il valore della difesa. Questo è un tiro che non si può vedere. Torniamo in panchina, che forse è meglio. Finisce qui la partita, la nostra prima partita di pre-season. Malino, però, era l'esordio tra i professionisti. Abbiamo perso 6-3, quindi una sconfitta abbastanza pesante. Peccato per la difesa che non ci ha dato più di C, perché comunque come offense, da dirlo così, come attacco ci ha dato B, come team play B meno, ci avevano richiesto un B meno, quindi solo in una caratteristica non l'abbiamo raggiunto, peccato. Però vabbè, viene comunque visto abbastanza bene. Non abbiamo fatto così male, dai. Ok, ragazzi, possiamo salutarci qui con questa prima partita della pre-season. Non è andata benissimo, abbiamo perso. Ora andiamo a vedere un attimo quante partite ci sono in pre-season. Ce ne sono un po'. Ce ne sono una, due, tre, quattro e cinque. Tra l'altro l'ultima con il vincitore della Stanley Cup. Io vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Vi ricordo di lasciare un bel like e un commento. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Io sono un videogiocatore solitario. Vi saluto e ci vediamo nel prossimo episodio.